Buonasera Commodori e benvenuti a questo nuovo tutorial dove mi inciaspicherò in qualcosa di più grande di me, ma avevo promesso settimana scorsa e ci tenevo a farlo perché è uno dei pochi argomenti che ancora non ho per niente toccato sul mio canale, dove ho cercato di toccare un po' tutto lo scibile su Elite Dangerous, bazzicando anche un pochino in un video la BGS, ma ho fatto un po' di confusione. Adesso invece voglio spiegare bene il power play, però prima di iniziare voglio farvi vedere un sorso. Guarda, bella la tazza, eh? C'è scritto non dimenticare i tuoi limpet, sponsorizzato da me, è vuoto ovviamente, non si fa finta di bere, non c'è nulla, e anche la bellissima maglietta, quindi come si dice a Firenze, frugatevi. Vi linko lo store sotto, se comprate una maglietta, una tazza, una felpa, se siete ricchi e volete buttare i soldi, arrivano anche a me, quindi supportatemi, datemi il danaro. A parte gli scherzi, che si scherza un cavolo, se arrivano ditemelo che vi ringrazio personalmente perché tutto fa brodo. E adesso però andiamo al contenuto del video, eccoci qua. Powerplay. Basta sponsorizzazioni. Che cos'è il power play? Facile. Allora, i giochi di potere in Elite si distinguono in tre ambienti macro. C'è Major Faction, le fazioni maggiori, i Powers, poteri, e Minor Faction, quelle che abbiamo visto nel BGS, che sta per Background Simulation. Quindi se vi interessa la guerra di territorio in piccolo per quelle fazioni a volte che hanno il nome degli squadroni stessi, è la BGS quello che vi interessa, la Background Simulation che fanno i player per influenzare e governare direttamente dei settori. Le Major Faction sono invece fazioni maggiori vediamo aprire la finestra giusta, spero sia questa, eccola qua, che sono queste qua. Faccio vedere la bella fotina. No, scusate, questi sono i Powers, si parte subito alla grande. Le Major Faction sono semplicemente la Federazione, l'Impero, l'Alleanza e gli Indipendenti. Nell'altro video io ne avevo detti solo tre, come se Indipendenti e Alleanza fossero la stessa cosa. Non è, sono diversi. Se non sbaglio, ci sono degli schemi, ci arriviamo fra poco in questa schermata fantastica. Però sono appunto questi quattro, le Major Faction. I Power sono i player delle Major Faction, quindi queste 11 belle personcine che vediamo qua. Ce ne sono, fate... Allora, vado a memoria, posso sbagliarmi, ma lo vediamo dopo. Se non sbaglio, Zachary Hudson e Felicia Winters fanno parte della Major Faction della Federazione. Sono entrambi presidente e presidente ombra. L'Impero, sicuramente, a vedere anche dai cognomi, c'è la principessina Aisling Duval, Arissa Lavigny Duval, Zemina Torval e l'altro, credo sia Denton Patrius. Questi quattro sono tutte e quattro dell'Impero. L'Alleanza è Edmund Mahon, come Mahoney di Scuola di Polizia, mentre 1, 2, 3, 4... No... 1, 2, 3 e 4, Yuri, Pranav, Arkon e Li Yongrui sono indipendenti. Quindi andiamo a analizzare in dettaglio appunto Power Play. Qui ci sono un bel po' di informazioni, però io non voglio basarmi su questo, sulla wiki, ma su quello che è linkato dalla wiki. Lo trovate, se cercate la loro wiki, su questo... se sbaglio è questo qui, Page Not Found. Fantastico come funziona bene la wiki. Questo non è, questo qua, sì. Questa Power Play Player Guide è fantastica, fatta da Dio, ve la consiglio. Comunque ve la metto in descrizione o la trovate comunque nella wiki del gioco. Voi scrivete Power Play, andate in basso e trovate quel link lì. Tengo aperta questa pagina di Wikipedia per queste due cose, i Power Play Bonds e i Merits. Una volta che voi vi pledgiate per uno dei player della Major Faction,
dovrete lavorare per loro, siete praticamente ingaggiati e in base a delle azioni che potete compiere una volta alla settimana, la differenza fra BGS e PowerPlay è anche quello, la BGS ogni mattina ha un tick che scatta e vi dà in base alle azioni che avete fatto meriti o demeriti, invece il PowerPlay funziona a livello settimanale e i punti sono i cosiddetti CC che vedremo fra poco qua giù. Command Capital, quelli sono i punti che permettono ad un PowerPlay di gestire i sistemi, di influenzare i sistemi, perché se le minor faction controllano direttamente i sistemi, e vedete proprio i nomi, e le major faction attraverso i power influenzano i sistemi e ne acquisiscono e li spendono anche questi Command Capital, che sono praticamente la valuta che dimostra l'influenza di questi player. Ora, i bonds del Power Play sono quelli che voi potete riscattare, per esempio andando a combattere qualcuno in un altro sistema. Anche qui non voglio scendere troppo in dettaglio perché ogni Power Play, ogni player ha il proprio ethos, la propria, chiamiamola, morale, deontologia, che vi porta a fare delle azioni o altre azioni, come parlo bene, accidenti, a me vedi a non avere uno script. Praticamente alcuni sistemi prediligono forze democratiche, altri anarchiche, altri indipendenti, e in base a questo le vostre azioni cambieranno se volete ricevere dei meriti da loro. Quindi bisogna andare a vedere la fazione specifica, che azioni vuole, qual è l'ethos della fazione. Li vedremo fra poco un po' più in dettaglio, ma non troppo in dettaglio, perché questo è un video generale sul Power Play. Andare nello specifico, innanzitutto bisogna farla e non lo mai fatta, quindi metto le mani avanti. Sicuramente chi di voi mi sta guardando e sa più di me, vi prego, mi corregga o mi dia informazioni utili nei commenti per magari in futuro fare un video migliore. Però se da giocatori single, anche se siete in coppia, insomma, se da giocatori indipendenti volete pleggiarvi, affiliarvi a uno di questi poteri per ottenere delle armi che ottenete solo in quel modo o dei vantaggi che ottenete solo pleggiandovi, potete un pochino fottervene di quelle che sono le meccaniche generali del Power Play. Ma per non andare a danneggiare chi invece le fa, vi straconsiglio di cercare o su Discord o sui vari forum chi combatte e fa attivamente il Power Play, perché da soli non ha senso farlo. Ha senso se volete le armi, non ha senso se volete davvero influenzare i sistemi e cambiare quella che è la struttura generale del gioco e dell'influenza dei Power Play. In quel caso cercate qualcuno su Discord che faccia Power Play, scegliete in base a chi vi piace di più e lavorate con loro, perché è un lavoro che funziona molto bene in gruppo. Dicevo, ci sono i bonds che potete fare e dovete ricordarvi prima di ogni giovedì mattina alle 7 orario UK dell'Inghilterra di andare a rivenderli, altrimenti li perdete. Una volta che li rivendete, li reclamate nel Power Play, vi danno i meriti. In base a questi meriti voi salite di livello una volta a settimana. Quindi, perché si dice devi stare pleggiato almeno 4 o 3, fra poco lo vediamo insieme, settimane? Perché per raggiungere le armi che dovete sbloccare dei vari power, dovete consegnare meriti e salire di ranking, e per arrivare al ranking che vi dà questo tipo di armi dovete aspettare almeno 3 settimane. Quindi la maggior parte dei player lo fa solo per questo, me compreso, perché lo vorrò fare. Eccoci qua, Power Specific Module. Questi sono i moduli specifici che vi danno i singoli power. Questi li analizzerei, anche se ci vuole un pochino più di tempo, in dettaglio, perché sono il motivo per il quale la maggior parte delle persone si bleccia. Per avere, per esempio, come nel mio caso, Pacifier Frag Cannon, che sono delle specie di frag minori. Il frag è una manciata di ghiaino, l'avete visto nel video che ho fatto anche sul build da pro, le armi che preferisco io, perché più male di tutto io col mio Fair Lens mi metto alle spalle di un'astronave nemica, vicino, pam, fraggata, che è tipo veramente, immaginatevi di prendere con le mani due cose di ghiaino e tirarle addosso a qualcuno. Si espande tantissimo, quindi dalla lunga distanza i frag non funzionano, sono fixed come armi e vanno bene da vicino. I pacifier sono un po' una via di mezzo, sono pacifier frag cannon anch'essi, ma hanno, diciamo, un raggio un pochino più stretto, quindi sono un pochino più precisi, potete colpire anche da più lontano e fanno un pochino meno danno. Però visto che ne fanno tantissimi di danni i frag normali, questi sono un buon modulo e li potete ottenere solo con Zachary Hudson. E quindi dopo vediamo dove potete arrivare. Ecco,
importantissimo. Una volta che voi avete fatto il pledge, avete fatto i meriti, siete arrivati al livello che vi permette di sbloccare queste armi o altri moduli, come il pack hound, che è un altro ottimo, un'altra ottima arma, missile ricerca, l'Yongrui in questo caso. Una volta che li avete sbloccati, comprateli tutti, il modulo 1, il modulo 2, il modulo 3, il modulo 4, perché una volta che vi siete spleggiati non li potete più comprare. Quindi per quello conviene pleggiarsi con uno e comprarsi tutti i moduli appena arrivano, poi spleggiarsi, aspettare il periodo che ci vuole e pleggiarsi per un altro e fare la stessa cosa in base a quello che vi interessa. Però essere pleggiati con qualcuno non vi dà solo tutte queste belle cose che trovate sempre Power Specific Module sulla wiki. No, non sto a analizzarli tutti singolarmente perché già così verrà un video lungo, se no ci metto 7 ore. Dico, quelli che la maggior parte della gente fa sono i shield della puffetta, deve essere del Aisling Duval, la 25enne con i capelli blu, che sono degli shield molto molto buoni che voi non tirate giù con nulla. Se uno c'ha i prismatici 8A, hai voglia a sparargli, può stare lì a guardarvi, bere un caffè e voi sparate, questi non vanno mai via. Poi ricaricarli è un altro discorso, però la maggior parte della gente vuole questi, oppure i pack hound, oppure i pacifier. Questi sono le tre cose più volute dai player, se non sbaglio. Infatti qua guardate, pack hound, prismatica, anche cryptosclambler, non so neanche cosa sia questa roba, che cos'è, un burst laser molto effettivo sugli scudi per Archon Delay. Ok, andando a vedere appunto le cose più cercate, trending pages, ci sono questi: Imperial Hammer, Advanced Plasma Accelerator, Pacifier, Enforced Cannon, Retribu, cose tutti armi sostanzialmente, tranne, ecco, questo è fantastico, praticamente l'arma inutile. Questi sono dei laser da mining che fanno anche danni, a differenza dei laser mining normali. Ditemi voi se si vanno a combattere con dei... Però questo gioco è bello perché ognuno può fare quello che cavolo gli pare, quindi... Se vi interessano questi va bene. Ok, non ne vedo altri, se no davvero li analizzo tutti uno per uno e non è quello che voglio fare, anche perché non avendoli provati continuo a fare tutorial su cose che non so. Mi raccomando, funziona bene, sa. Chiudiamo e vediamo questa, che è la guida che vi ho fatto vedere prima, che è la cosa più bella del mondo. Ci dice che cos'è il power play, la differenza fra poteri e fazioni, che è quella che vi ho spiegato un pochino io, command capital, la valuta ve l'ho già detto, i cicli che fanno una volta a settimana. E adesso arrivano le cose complesse. Control System and Exploitation. Praticamente ci sono dei cicli, quale chiama così, di una settimana, nei quali è possibile fare differenti tipologie di azioni in base a con chi siete pleggiati e come è messo. Non scendo in dettaglio perché direi cavolate, perché ci ho capito il giusto anch'io, quindi aiutatemi nei commenti, voi che lo sapete, se sapete riassumerlo e sintetizzarlo in maniera chiara e sintetica, ve ne sarei non molto grato, ma di più. Comunque, ci sono questi cicli di una settimana dove c'è la preparazione, l'espansione e il controllo della fortificazione. A grandi linee queste sono le tre cose che uno può fare. Qui altri schemini che mi sembra di... Beviamo un po' di Africola. Non è sponsorizzato da Africola. Comunque, una volta che voi vi siete pleggiati, avete tutta questa serie di schemi da controllare. Sistema è abitato? Sì. Allora, il sistema è sotto exploited? No. Allora, il sistema è sotto controllo? No. Allora, il sistema ha un costo di espansione in CC che è maggiore della riserva che avete? Sì. Allora torna all'inizio. No, allora vai avanti. È stato preparato, il ciclo è stato raggiunto, l'espansione è stata selezionata e votata dalla maggior parte degli utenti, il tuo potere ha già fatto la top 10 del... c'è un po' di cose. Allora vai, voi potete espandervi lì, altrimenti ritorna a capo. Se potete espansarvi, dovete fare espansione che ha avuto successo e espansione che non ha avuto successo, e riparti dall'inizio. Un bordello. Se no c'è la fortificazione, una volta che l'espansione è stata acquisita con successo, si può andare a fortificare e proteggere questo sistema. Comunque, senza entrare in dettaglio, che ci ho capito una mazza, vi ripeto che i sistemi sono tre: preparazione del sistema, voto, preparazione nel top 10, preparazioni multiple di più sistemi, è una. Poi
preparazione sulla Galaxy Map, che ce la fa anche vedere, ora poi vi faccio vedere in gioco. Anzi, vi faccio vedere subito in gioco, vediamo se cliccando qua si vede, sì, fantastico. Cosa si fa? Si va sul pannello 4, si va su Galactic Powers. Entrati in Galactic Powers, ecco qua i nostri ben amati eroi, con la posizione in classifica che hanno in base ai CC e al profitto. Primo è sempre Zachary Hudson, ultima Zemina Torval, che mi sa che è quella che vende i mining laser. No, non era lei, non mi ricordo chi è. Comunque, andiamo a vedere uno a caso, la più bellina, Aisling Duval. Una volta che abbiamo cliccato su di lei, ci dice dov'è il suo quartier generale, quando è nata, informazioni fondamentali e i CC. In questo caso sta salendo dalla quarta posizione, prende 7047 CC da 955 sistemi exploited, la fase di upkeep, di mantenimento, gli costa 401, overheads non so cosa significhi in questo contesto, è di 4781 e quelli ancora a disposizione sono 1864. Con quelli a disposizione lei può scegliere, appunto, eccoci qua, preparation, expansion e control. Preparazione, qua ci sono i top 10 dei sistemi votati, e io posso scegliere questo, quanto è il potenziale valore e il costo, insomma non so cosa sto facendo. Comunque volevo far vedere questo, una volta che voi abbiamo scelto tipo consolidation e preparation, 77% sto facendo questo. Comunque scelgo un sistema, vado su view on map e lui mi apre la bella mappina. In questo caso io sono già qui su power play, quindi ho la bolla vera e propria, eccola qua, e su power play vedete io posso scegliere, eravamo sulla puffetta, il logo della puffetta non mi ricordo qual è, quindi vediamo la faccina, eccola qua, Aisling Duval. Overview è un punto di vista generale, expansion i sistemi in espansione, in questo caso high profit, medium low loss making system, controllo sempre high profit, scudino sistema che sta venendo fortificato e mirino sistema undermined, sotto attacco. Quindi se io voglio danneggiare lei, se clicco sulla finestra giusta magari è meglio, vado a cercare un sistema, se riesco a muovermi, che sia sotto attacco. Nel frattempo io plotto route a caso, non so muovermi perché ho l'OTAS disconnesso, quindi questi hanno tutti lo scudino, ma maremma scignala, perché quando faccio i tutorial è sempre così. Niente, c'hanno tutti lo scudino, non ne... eccolo lì, Cari, c'ero accanto praticamente, e Cari è un sistema che è una dittatura, tra l'altro come l'impero, high security. Vedo il mirino, quindi tornando indietro posso sapere che è... Cari, forse qui su controllo, eccolo qua, cancellato. Ah, c'era un undermining alto, addirittura 104%, però la fortificazione ha superato il 100%, è arrivata a un 150%, quindi anche se era sotto attacco è riuscita a mantenerle il controllo. Tutti questi con lo scudo invece sono un 125-0, 100-0, vedete tutti i valori. Questo lo fanno i player, i giocatori. Vediamo se ce n'è qualcun altro, mi sa che c'era solo quello, perché questi sono assolutamente sotto controllo. Quindi non c'è neanche un attacco di undermining. E niente, ne ho scelta uno troppo forte. Andiamo a vedere chi è in crisi, che so di per certo. Ubarbone Yurigrom, che c'ha anche il punto esclamativo perché? Perché c'ha due sistemi in turmoil, tipo in rivolta, una cosa del genere. Vedete qua, il CC è rosso, c'è un deficit di 506, questo li perde. Se andiamo a vedere... No, non mi dà... Me lo dovrebbe dare qui, eccolo qui. 0% 0% perché sono andati in rivolta, molto probabilmente mi aiutava Tecno Segugio, che ringrazio, perché la settimana scorsa abbiamo postulato, ipotizzato, l'undermining è andato a buon fine, cioè sono riusciti qualcheduno
a fare molto più, non 1%, 0%, ma più del 100% di undermining, cioè di sabotaggio, non saprei come tradurlo, mentre le fortificazioni non sono andate a buon punto. In questo caso guardate quanti sistemi ci ha messi sotto attacco, tutti quelli col mirino, quelli che vi ho fatto vedere lì. Questa è addirittura 34-1, se andate a Ngaledi e combattete contro le navi di Yuri Grom, danneggiate quella fazione, però occhio, vi ripeto, a volte anche se fate conto io mi pleggio con lui e vado su control a fare le cose di testa mia senza entrare in una community, rischio di danneggiare, perché è un po' come il risico. Quindi se io sposto tutti i carri armatini in Kamchatka, che tutti conosciamo grazie al risico, altrimenti non ne sapremmo dell'esistenza, i carri armatini poi sono in Kamchatka, se qualcuno mi attacca in Europa orientale, io sono scoperto. Quindi, dato che io gioco perché mi voglio i moduli, vado ad attaccare tutto da una parte, rischio di far danni. Quindi, o fate le cose con una community, oppure cercate di seguire dove va il trend, facendo magari non expansion, ma control, difendendo e portando merci laddove c'è bisogno, più che fare un'espansione e votare di spostare le merci là. Però non ci ho capito nulla, quindi in realtà non lo so. Quello che so è che se vi pleggiate, eccoci qua, vedete, abbiamo 5 rating con 5 differenti tipologie di grado, che una volta che siete pleggiati, quando andate qui, per esempio su expansion, avrete delle finestre in più, su control avrete delle finestre in più che vi danno sostanzialmente delle missioni da fare che vi daranno poi questi meriti. Dopo una settimana, arrivati a giovedì, da rating 1 potete salire a rating 2 e cambiano. Se avete uno stipendio che all'inizio è di 1000 crediti a settimana, che poi sale 50.000, 500.000, 5 milioni, 50 milioni a settimana, però dovete stare sopra i 10.000 meriti, il che non è facile, anche perché i meriti, se non continuate a farli, poi scendono. Quindi è un lavoro costante sostanzialmente quello del power play. Ma una volta che siete al quinto grado, oltre ad avere le armi, che in questo caso vedete a rating 3, containment missile, after 4 weeks aligned with this power. Quindi per quello la gente dice io mi pleggio, dopo 4 settimane faccio un botto di crediti, glieli consegno tutti, ricordatelo se no li perdete, e poi io mi compro tutti i moduli dei containment missile, in questo caso, poi mi spreggio e chi se ne frega. Questo è perché lo fanno la maggior parte delle persone che non vogliono fare appunto il gioco. Se invece vi interessa fare il gioco del potere, a quel punto prima andate nella community, come vi ho già detto ormai troppe volte in questo video, secondo arrivate al livello 5, dove oltre 50 milioni a settimana voi avete in questo caso 100% increase on influence gained in controlled exploited system. In questo caso vi sale l'influenza, ma ce n'è alcuni molto 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 carini. Per esempio andiamo a vedere il mitico Li Yongrui. Se io mi pleggio con lui arrivo a livello 5, 200% increase on exploration data sailing controlled exploited system. Quindi se voi andate in un sistema controllato o exploited da Li Yongrui, prendete il 200% in più dei dati stellari che vendete. E questo non funziona nell'esplorazione, perché ci abbiamo provato. No, a parte nessuno era pleggiato con lui a livello 5, quindi forse funziona anche nelle classifiche dell'esplorazione spaziale, per quello c'è gente che ha fatto molti più crediti. Siamo arrivati comunque secondi senza sto trucchetto, quindi tanto il cappello, squadrone, airone. Comunque, uno molto carino è Zachary Hudson. Zachary Hudson di sicuro, se siete pleggiati con lui, 100% increase on bounty payouts in controlled exploited system. E i bounty sono anche, se non sbaglio, correggetemi, ma credo di no, quelle dei targoidi. Quindi vi paga sostanzialmente il doppio quando voi andate a uccidere dei targoidi. Quindi in base anche alla vostra tipologia di gioco, essere pleggiati con qualcuno vi può portare un bel po' di vantaggi economici o semplicemente di meccaniche di gioco. Non saprei come dire. Anche qui bounty payout, stessa cosa. Con la Lavigny Duval Isling, vediamo che ci dà. Influence Rewards. Vabbè, questi vanno studiati, tanto ce l'avete nel menu 4. Torniamo a noi. Ero qui, quindi abbiamo visto
la preparazione, che era un tipo di tattica, poi c'è l'espansione, che è quell'altra che vi sconsiglio di fare se non volete danneggiare il superpower. Farei più la preparazione o controllo fortification invece, che è l'ultima. Poi c'è pledging benefit support, che è quello vi ho detto, e adesso diamo, senza entrare troppo in dettaglio perché non ci ho molto capito, a vedere i nostri protagonisti, che sono appunto della Interstellar Federation, l'amico Zach e Felicia, Shadow President, che sono, non ve li sto neanche a leggere, però qui vi spiega l'ethos, in questo caso la federazione è tollerante con le religioni, ma intollerante sulle droghe, sullo schiavismo, sull'attivismo politico, ricorda un po' la nostra società, però andiamo avanti, e qui vi spiega se voi siete con Zach, 83 anni, headquarters a Nanomam, ci sono delle determinate peculiarità che vi arrivano, perché se io mi pledgio con uno che è contro qualcun altro, ovviamente se incontro delle navi di quel qualcun altro, queste verranno a farmi la guerra, quindi occhio con chi siete pledgiati. È vero che fa comodo essere pledgiati con qualcuno, ma anche degli svantaggi. In questo caso vedete ci sono segnati i vantaggi e gli svantaggi. Uno con cui conviene, anche se non siete pleggiati, andare a vendergli le navi, per esempio, è lì Yon Grui, perché lì costa tutto il 15% in meno. Uno dice, vabbè, chi se ne frega, tanto soldi ne ho. E insomma, perché se io pago una nave il 15% in meno e magari una nave da combat e vado in zone dove muoio molto spesso, il rebuy è proporzionale al costo della nave. Quindi se io la nave, i moduli li ho pagati meno, il mio rebuy della nave costerà di meno. Quindi io che sono un T-Rex, braccino corto, Tirchio, comprate le tazze, e fa comodo avere un qualcuno che una nave che costa meno. Comunque questa era Zachary, questa è Felicia con le sue quante, vediamo solo l'età, non sto a leggerle, queste poi ve le potete leggere, tanto le trovate sulla wiki di Elite. Felicia ha 72 anni, arrivarci a 72 anni così. Qui abbiamo invece l'impero di Akenar con Arissa, Denton, Zmina e Aisling. C'è la schiavitù, però anche la schiavitù me la son letta un pochino la storia, è particolare perché lo schiavo lo dovete trattare bene, tipo a Boris, no? Se siete degli elettricisti e avete lo schiavo lo dovete tenere a modino, perché così vi lavora meglio e anzi siete dimostrate che io tratto bene i miei schiavi e quindi sono una persona a posto. Lui li tratta male, è un personaggio cattivo, mentalità strana dell'impero. Abbiamo la 58enne Arissa, che insomma, visto che quell'altro ne portava 72, 58 le porte un po' male. Abbiamo il 48enne, sembra Tonino Carotone, versione abbronzata, e 124 anni Zmina, complimenti, 25 anni Aisling, e poi abbiamo l'alleanza dei sistemi indipendenti, capitale Aliot, il primo ministro è Edmund Mahon, e bell'uomo anche lui, 14 anni, sti cazzi li porta molto bene, vantaggi e svantaggi. Poi abbiamo appunto i sistemi indipendenti, le fazioni indipendenti, che a memoria mia erano 4, perché manca i barboni, Yuri Grom. Non ho visto Yuri Grom, che è... Non c'è Yuri Grom qua, però esiste Yuri Grom, è alla barba lunga. Comunque Yuri Grom è un altro delle fazioni indipendenti, se non sbaglio con loro. E vi dicevo, qui non c'è una capitale di Stato, perché appunto sono completamente indipendenti. Leon Grui ha questo... meno 15% outfitting prices, questo per chiunque, anche chi non è pleggiato con lui, quindi sempre cercate il sistema dove loro sia il controllo in faccia perché pagate meno. Archon di Lane, se non sbaglio, molto carino, perché arrivati a livello 5 voi non avete più le taglie quando siete nei sistemi loro, quindi potete fare quello che cavolo vi pare, poi andate lì in giro, nessuno vi farà nulla. E poi Prana Vantal Antani, età 103, Li Yong li porta bene anche lui, mentre 52 Archon mi sa che è fumato un po' troppo, fratello, e Pranav 72, basta. Poi qui c'è Power Grid, ok, perché in base a io sono lui, allora se incontro lei, cioè se io faccio parte della federazione, ammazzo un'altra nave della federazione, sono cavoli, non la piglia tanto bene, perché siamo in qualche modo affiliati, quindi non ve li danno i meriti se voi siete di Zachary e ammazzate una nave di Felicia, sempre federazione, mentre se ne ammazzate qualcuna degli indipendenti, tanto, o dell'impero, tanto male non vi guarda. E poi qua c'è tutto un glossario dei vari
termini, oddio, ce n'è tre, non è che siano così tanti. Comunque, molto carina, ve la consiglio. Che altro dire? Yuri Grom deve essere una new entry perché lì non c'era. Qua è una fotina della bolla, questa è la galassia Sagittarius A, questa è la bolla e questi sono i sistemi di influenza. Qui abbiamo, anche se non l'ho usato, però vi rimando sempre per chi non parla inglese, al sito di Elite Dangerous Italia, c'è il forum, oltre al Discord, dove credo tutti i giocatori di Elite sono presenti, che hanno dei... spiegazioni fatte molto bene, quindi per chi non parla inglese, non è in grado di parlare inglese, andate a scuola, a parte gli scherzi, venite qua sul sito di Elite Dangerous Italia e sono in italiano, quindi è fatto molto bene. Che altro dire? Mi sembra basta. Game, che altro posso fare? Pannello 4, andiamo a vedere il povero... è indipendente, sì, sono sicuro che sia indipendente. Quindi, se volete pledgearvi, dovete ovunque, in qualsiasi stazione siate doccati, andare qui su Pledge e qua sotto Pledge Allegiance. Mamma mia, anche io in inglese poi lo parlo bene, benissimo. Vi pledgeate con chi vi aggrada di più e vi prendete i moduli che vi aggradano di più. Quindi, non so quanto ho parlato, vediamo, dovrebbero essere 30 minuti con i tagli, magari sto anche sotto, la mezz'ora ci provo. Comprate la tazza, comprate una maglietta, fate un po' quel che vi pare, commento in fondo al video, vi prego, iscrivetevi, fatemi un vaglia, vi lascio l'Iban, ci vediamo al prossimo video, ciao!